Ciao a tutti, io sono Liani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi per la Get Nuovo vi mostro i miei libri preferiti, però piccola premessa. Allora, non troverete in questa lista Harry Potter, Le Cronache di Narnia e Game of Thrones, che sono stati invece citati nei miei film e serie TV preferiti, perché non li ho fisicamente, perché altrimenti è ovvio che se li ho citati nei film e nelle TV preferite, è ovvio che fanno parte anche dei miei libri preferiti, però non li ho fisicamente in questo momento, quindi non posso farveli vedere. Infatti vi farò vedere solamente quei libri che ho fisicamente, quindi non vi preoccupate se non vi farò vedere Harry Potter, Game of Thrones e Le Cronache di Narnia, perché sì, rientrano nella mia lista dei libri preferiti, però appunto non li ho fisicamente. Quindi volevo fare questa premessa e partiamo subito con Il Signore degli Anelli di Tolkien. Questo libro l'ho letto tardissimo, avevo visto i film, però non mi ero mai interessata a leggere il libro perché pensavo fosse pesante, che fosse, non so, un magone, un mattone che non riuscivo mai a leggere. Cosa in parte è vera e cosa in parte no, perché è vero che è lungo, è vero che è un mattone enorme, è vero che le scritte sono veramente piccolissime. Però vale comunque la pena leggerlo perché se avete amato i film, il libro lo merita ancora di più. Cosa è successa anche a me, non ci volevo credere, ma effettivamente è stato così, e perché il libro è sempre migliore, in alcuni casi no, però nella maggior parte delle volte il libro è sempre migliore del film e vi trasmetterà più cose di quanto voi possiate immaginare, nonostante i film di 8.000 ore. E il libro è nettamente migliore, nonostante anche il film sia fatto bene, questo non dico di no, però il libro è sempre il libro. Il prossimo libro è il primo di una trilogia, che non è rientrato subito nei miei libri preferiti, ve l'ho già spiegato nella recensione che ho fatto di questa trilogia e sto parlando di Nevernight di Christophe. Non ne parlerò troppo di questo libro, però sappiate che è uno dei miei preferiti. Se volete sapere qualcosa in più su Nevernight, avete la recensione su nelle schede. Poi vi mostro il primo volume della seconda serie di Iperversum, ossia Iperversum Next, che ha come protagonista la figlia di uno dei protagonisti della prima serie di Iperversum, che io devo ancora recuperare. Credo che non faccia troppi spoiler questo libro. Però qualcosa c'è. Mi dispiace essermi spoilerata qualcosa, però questo non mi toglie la curiosità di voler leggere anche la prima trilogia di Iperversum. Poi ovviamente un classico, Eragon di Christopher Paolini, il primo libro fantasy che abbia mai letto in vita mia e che mi ha fatto appassionare alla lettura seriamente, perché prima di Eragon leggevo sì qualcosa, però non avevo capito che la lettura potesse essere una mia grande passione e quindi grazie a Eragon ho scoperto il fantasy anche per l'amore della lettura. Il prossimo è un altro fantasy, ossia I segreti di Askralot di Federico Pappucani. Questo è il primo volume, L'isola e gli evoluti. Al momento sono solo due libri pubblicati, ma Federico sta scrivendo il terzo. Non so quando uscirà, non ho la minima idea, però spero presto e non so dopo il terzo se ne usciranno altri, non lo so. Al momento quindi possiamo definirla trilogia e io la amo perché non solo è un fantasy, ma è anche qualcosa di nuovo perché non avevo mai letto un fantasy di un autore prima di tutto molto giovane, ha solo 4 anni in più di me, e poi italiano, non avevo mai letto un fantasy di un autore italiano. E poi tratta anche tematiche attuali come per esempio la salvaguardia dell'ambiente e l'inquinamento. Poi abbiamo un distopico, Hunger Games di Susan Collins. Hunger Games è stato il libro distopico più bello che io abbia mai letto, è stato un colpo al cuore, anzi tre colpi al cuore, ed è pure poco dire così. Non lo so cos'è Hunger Games, non lo so ancora spiegare cos'è Hunger Games. I film fanno abbastanza schifo, però il libro è qualcosa di meraviglioso. La prima volta che l'ho letto mi sembrava di essere lì, mi sembrava di essere dentro, mi sono infognata a leggere Hunger Games. Non so adesso se mi piacerà quanto la prima volta, però comunque rimarrò sempre affezionata ad Hunger Games. Credo che il ricordo piacevole
non più di tanto piacevole in realtà. Sicuramente il ricordo affettivo rimarrà sempre un libro del cuore. E per ultimo, ma non meno importante, anzi forse il più importante, l'unico libro non fantasy di questa lista, ossia Il bambino del fiume di Sadie Jones. Prima di tutto ci sono molto legata, non per la storia in sé né per il libro in sé, ma perché è stato un regalo di mio padre. Inaspettato, un giorno qualsiasi, tornato a casa mi ha detto: "Ti ho comprato un libro, grazie". L'unica volta che mi ha comprato un libro di sua spontanea volontà. Quindi ci sono legata in questo senso. Poi è una storia meravigliosa. Vi ho fatto già la recensione sul canale 2 anni fa, vi ho il link su nelle schede. E ha dei valori pazzeschi, fa capire un sacco di cose, fa riflettere su tante cose, molto spesso anche attuali, di un bambino che si sente disperso, si sente fuori dal mondo, fuori dalla sua famiglia per tanti motivi e quindi si comporta come non dovrebbe e poi però ritrova la serenità ed è molto molto bello, molto riflessivo. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri libri preferiti, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!